È ufficiale, amici, notizia bomba, Swatch con i Moonwatch ha ufficialmente rotto le sfere. E per sfere intendo quelle cronografiche colorate d'oro. No, scherzo, ragazzi. Io i Moonwatch non li ho mai digeriti, non per tanto per l'orologio in sé, per come sono stati gestiti, e forse non è neanche colpa loro, mi hanno un po' aperto gli occhi sulla bassezza a volte del genere umano, delle file, delle risse che si sono sentite fuori dagli Swatch Store appena sono usciti e vi dicendo. In questa manovra l'unico vincente secondo me è stata sicuramente Swatch, che ha creato un hype incredibile nel suo prodotto e noi che gli andiamo appresso non facciamo altro che fomentarlo, ecco. Ho digerito senza problemi l'invenzione del Moonshine con la sfera d'oro o pitturata d'oro, diciamo, inserita in una notte di luna piena da un licantropo elvetico, e va bene, però adesso che ogni luna calante crescente, la luna rossa di aprile, verde di ottobre, vi dicendo, ci tirino fuori una nuova edizione limitata con una sfera di colorazione differente. Secondo me è un po' stufato la cosa, a me non è piaciuta minimamente. Quello che dicevo da sempre, i Moonwatch sono degli oggetti interessanti. Immaginatevi, voglio fare questa riflessione e poi vi lascio alla vostra serata. Immaginate se avessero fatto una cassa Moonwatch con la colorazione dei neon che sono usciti a breve, poco tempo fa, quindi quelli che ricordano le altre edizioni famose tipo White Horse o il Grand Prix. Immaginatevi una cassa del genere, quindi la cassa dell'Omega Moon Watch con una colorazione del genere, invece che cambiare e mettere delle fragoline sulla sfera, metterla d'oro, platino e di vari materiali che metteranno adesso, non so, si inventeranno altri materiali, immagino, perché ormai hanno messo di tutto su questa sfera d'oro. Oggi sono un po' critico, vabbè, scusate amici, dai, non mi massacrate, però è una scelta che a me non è piaciuta, ecco. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se anche voi come me non l'avete apprezzata. Io vi saluto, vi ringrazio e al prossimo video di Diego di Tempo Sfuggite. Ciao amici!